Vediamo come utilizzare HP Mage Assistant per tenere aggiornato il proprio PC. Prima andiamo a cercare l'applicativo. Ci sono vari metodi, ho cercato direttamente HP Mage Assistant oppure HP Client Management, così vedete anche gli altri tool. Quindi cliccate sul link. Andate a selezionare nella parte Deploy HP Image Assistant, a parte che c'è in tutti tra le sezioni, cliccate su quest'altro link e a questo punto scaricate la versione più recente che è del 12 febbraio 2020 ad oggi, che è aprile del 2020. Quindi ogni qualche mese esce una nuova versione. Questo caso si chiama SP101503. Una volta scaricato, cliccate sul file che si andrà, premete Yes, che si andrà a zippare o spacchettare una determinata cartella, eccola lì, SW Setup SP101503, che è il nome del pacchetto. Quindi si spacchetta e si esegue automaticamente. A questo punto basta cliccare sul bottone Analyze, in modo che adesso qui è in inglese, ma cliccando sul linguaggio si può modificare in italiano, ma questo è un video che vale per tutto il mondo. Quindi Analyze va a leggere tutte le informazioni relative al PC, leggendo proprio i dati al PC stesso e confrontando con un file reference che viene scaricato dal sito HP. Quindi questa cosa la si fa in questo caso online e bisogna essere collegati a internet. In realtà Image Assistant consente di fare delle operazioni anche senza essere collegati, ma questo lo vediamo in un altro video. Quindi analizza un po' il tutto, i dati presenti, i driver presenti, come è configurata la macchina, qual è il sistema operativo, quali sono le cose che mancano e così via. Una volta che ha raccolto tutti i dati, fa qualche elaborazione, confrontando appunto, come dicevo, con un file XML che ha scaricato in modo automatico dal sito HP. E una volta che questa analisi è finita, avremo tutta una serie di schedine che vedete sopra, quindi raccomandazioni, avvisi, drivers e così via. Questa è la situazione del mio PC che continuo a reinstallare, quindi non c'è mai una versione, questa è la prima versione della 18.09 senza aggiornamenti vari, per quello che ci sono nel frattempo 51 drive da aggiornare. Il BIOS è a posto perché l'ho aggiornato ieri per fare un altro video. Quindi sono tutta una serie di raccomandazioni di cosa deve essere aggiornato, quindi tutto praticamente. Poi andremo a vedere come fare, ovviamente, più avanti nel video. Questo è un elenco tipico di quelle che sono le periferiche all'interno di questo PC. Vi faccio vedere qual è la versione Windows 10 18.09, proprio una delle prime build, per quello che ci sono tutti questi driver da aggiornare. Ci sono anche i software, oltre ai driver, di questi uno deve selezionare quello che gli serve. Ci sono i Custom Advisor, molto importanti, ma che si possono anche mettere in ordine di data cliccando su Last Update. Uno può andare a vedere quali sono eventualmente delle problematiche conosciute di cui HP ha mandato un advisor, vedete ce ne sono parecchie, quindi a volte vale la pena dargli un'occhiata, magari il tuo PC ha proprio uno di questi problemi e aggiornando i driver vengono risolti. Poi qui vengono elencati un po' i device ID, il nome del driver, la data dell'immagine di riferimento, che è quello che ha scaricato dal sito HP, la data dall'immagine invece di quella del mio PC e così via. Lo stesso vale per il software. Questa è l'immagine standard HP. Il firewall l'avevo spento ieri per un'altra cosa, mi sono dimenticato di riattivarlo. Mi dice che c'è una password a livello BIOS, e questo è vero.
firmware e BIOS setting, tu ti parli di alcuni parametri del BIOS che ha tratto differenti tra il mio PC e il riferimento HP, però questo uno decide di impostarselo un po' come vuole. Bon, torniamo alle raccomandazioni. Io adesso, per fare il filmato corto, sceglierò solo uno tra tutti questi driver, altrimenti ci vuole un'ora. Sono a casa, la rete non è molto veloce, scaricherò il driver della Full HD, per esempio. Non solo lo scarico, ma gli dico anche di estrarre il file softpack che viene scaricato e installarlo. La maggior parte dei software indicati sono scaricabili, estraibili, autoinstallanti, diciamo col comando di setup. Quindi adesso mi sta installando il driver. Lo scarico è stato veloce perché era solo 4,5 mega. Tutto viene eseguito con comando silente che potete andare a leggere nella cartella dove è stato estratto il softpack scaricato. E mi dà il risultato in una pagina HTML che è sempre nella stessa cartella dove vengono scaricati i driver, che poi vi faccio vedere. E mi dice anche qual è stato il comando silent che è stato eseguito dopo che il pacchetto SP, quello che era, è stato estratto, e dopodiché è lanciato quel comando lì per l'installazione in modo silente. Adesso magari faccio un altro esempio con il Thunderbolt. Adesso il file è un po' più lungo, quindi ci mette un po' più tempo perché sono 50 mega. E non ho pensato di tagliarli nel tempo del download, quindi se volete andate avanti veloci nella visione del video. Ecco, qua ho installato anche il driver per l'interfaccia Thunderbolt. Anche qui potete andare a vedere le note dell'installazione. Vi manda su un sito HP, potete leggere tranquillamente. Spiega cosa, anzi, quella nota è importante. Proprio questo Thunderbolt controller. Vi faccio vedere dove i driver vengono scaricati. Quindi c'è una cartella nella libreria Downloads con il nome del PC, i vari softpack scaricati, le cartelle dove vengono estratti e il readme sono il risultato delle installazioni. Adesso vi faccio vedere, per esempio, che nella cartella precedente c'era già scaricato il driver AMD Radeon. Quindi in realtà io adesso, siccome il file c'era già, quindi l'ho già scaricato, quindi vedete che, avendo trovato nella cartella già l'SP99000, non fa altro che estrarlo, non lo scarico un'altra volta perché c'è già in quella cartella che abbiamo visto prima, quindi lo va a estrarre e installare il driver senza riscaricarlo, eccolo lì. Faccio vedere che c'era già, in pratica va a lanciare questo comando qua per l'installazione.
install.cmd e fa l'installazione silente. Ci mette un po'. Installazione, questo drive non particolarmente lunga perché è un drive della scheda grafica AMD, perché questo PC nella versione che ho ordinato io ha sia la scheda grafica integrata Intel sia la scheda aggiuntiva AMD. Perché la maggior parte degli EliteBook 840 G6 sono ordinate senza una seconda scheda grafica installata. Quindi è difficile che voi abbiate questa, la possibilità di installare questo driver. Anche qui posso andare a vedere il risultato dell'installazione del driver e qual è stato il comando eseguito, che poi in realtà si lancia l'install.cmd, che poi a sua volta lancia setup-install, come vedete in quella nota. Poi tutti gli advisor relativi al PC che abbiamo già visto prima all'interno anche di Image Assistant. Adesso chiudo l'Image Assistant e vi faccio vedere come eventualmente potete fare per rilanciarlo successivamente, perché adesso si era eseguito in maniera automatica. Dopo l'estrazione e l'installazione del pacchetto, quindi sul disco C c'è la cartella dove il doppio setup dove si estratte in maniera automatica il PC. Cercate la cartella relativa al SOFPA, quindi SP101503 oggi. Si clicca su Image Assistant. Lui riparte e si ricomincia a usarlo come prima. Tutto qua. Spero che questa semplice guida, perché è banale da usare, vi sia stata utile. Le cose più complesse sono voler fare delle operazioni offline, però questo lo vedremo magari un'altra volta. Devo ancora provarci anch'io. Grazie e alla prossima.